Novità da lunedì 1 agosto 2022 per il servizio bus che collega Firenze ed Impruneta con tre nuove linee che garantiranno maggiori collegamenti ed intermodalità tra zone, frazioni e città. La modalità del servizio è stata definita da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comuni di Firenze ed Impruneta e sarà attuata da Autolinee Toscane per rispondere più puntualmente alle esigenze del territorio. Le linee 39 e 65 avranno entrambe due diramazioni A e B e sostituiranno le linee 336A e B che saranno soppresse. La 39A e la 39B connetteranno Impruneta direttamente con Firenze fino all'autostazione di Santa Caterina, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. 21 le corse complessive nelle ore di punta, tra le 6 e le 8, tra le 11:45 e le 14:15 e tra le 16:15 e le 19 circa. Entrambe passeranno dal Galluzzo, con la diramazione A che transiterà da Pozzolatico, mentre la B da Bagnolo Tavarnuzze. Dal Galluzzo all'autostazione di Firenze e viceversa, l'itinerario sarà lo stesso delle linee 36 e 37. Le due linee 65A e 65B nascono a supporto dei collegamenti tra Impruneta e Firenze, con 31 corse complessive fuori dalle ore di punta, nelle fasce orarie 8, 11 e 30, 14 e 30, 16 e 30 e dalle 18 e 30 circa alle 20 e 30. La diramazione A collegherà Impruneta con Pozzolatico-Galluzzo, dove sarà possibile salire sulle linee 11, 36 e 37 in direzione Firenze Centro. La linea 65B invece collegherà Impruneta con Tavarnuzze, dove sarà possibile prendere la linea 37. Inoltre nasce la linea 85, che dalle 7:15 alle 14:20 collegherà Impruneta con l'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte Annicchieri e durante il periodo scolastico garantirà il servizio per l'istituto Gobetti Volta. Da Grassina sarà possibile prendere il bus 31 in direzione Firenze. Rimarranno le linee extraurbane 366C e 366D che continueranno a fare servizio all'interno del comune di Impruneta. Per usufruire delle tre nuove linee sarà necessario acquistare il titolo di viaggio urbano, mentre per le due linee extraurbane dovrà essere comprato il biglietto extraurbano. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere della città metropolitana delegato alla mobilità.